torniamo in Europa, ma torniamo in Europa con degli italiani di valore, di cui essere orgogliosi. Per questo presentiamo il nostro candidato che ha una sua storia umana, professionale, etica, che può rappresentare la migliore Italia in Europa. Ascoltiamolo. Ho accettato con grande entusiasmo l'invito a partecipare alla competizione per europei del 6-7 giugno perché mi sembra una continuità naturale con quello che ho fatto da anni nell'ambito dell'università, della ricerca e poi come militante e come persona impegnata nella lotta per la tutela dei beni comuni, per la tutela dell'ambiente, per la tutela della salute. Ecco, quello che immagino è un'Europa politica, è un'Europa non dei mercanti, è un'Europa che sappia valorizzare i servizi pubblici essenziali, i diritti fondamentali, il ruolo delle istituzioni pubbliche, è un'Europa che sappia veramente parlare di Europa federale, di un federalismo europeo. Un'Europa che con convinzione parli di un diritto all'acqua come diritto fondamentale dei cittadini, che parli di un diritto privo di rilevanza economica, di un servizio privo di rilevanza economica, di un servizio che deve essere gestito da un soggetto pubblico, da un soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico. E in questo caso invito a vedere la straordinaria esperienza della Ville de Paris, che la città di Parigi, dove è stata la prima che hanno privatizzato l'acqua e il servizio idrico, ma è anche una delle prime che ha votato a novembre, ha avuto il coraggio a novembre di votare una vera ripubblicizzazione dell'acqua, affidando ad un'azienda pubblica il servizio e la gestione. Immagino un'Europa che faccia una politica dei rifiuti veramente incentrata sulla politica delle R, del recupero, del riuso, del riutilizzo, del riciclaggio, una politica dei rifiuti che bandisca definitivamente la pratica degli inceneritori e le pratiche del CIP 6, delle pratiche che sono assolutamente insostenibili dal punto di vista ambientale e sanitario e che stanno provocando e determinando solamente un giro di affari colossale, il tutto a danno appunto della collettività. Immagino un'Europa che sappia prendere una posizione forte per quanto riguarda la scuola pubblica, l'istruzione pubblica, che sappia reagire al mercato che cerca sempre più di impedire la vera autonomia, come riducendo le risorse e l'autonomia finanziaria pubblica per la scuola e l'istruzione. Ricordiamoci che questo, la scuola e l'istruzione rappresentano l'unico e vero presupposto per una crescita dei prossimi anni. Immagino anche un'Europa che sappia scindere il ruolo della pubblica amministrazione dal potere politico e che la pubblica amministrazione possa effettivamente perseguire l'interesse generale e non subire, non essere servente ai partiti politici o a gruppi di partiti politici, alle lobby, alle multinazionali. Una pubblica amministrazione che quindi abbia come sua bussola, come suo punto centrale il perseguimento degli interessi generali. Immagino anche un'Europa che sappia tutelare la posizione dei soggetti deboli, dei perdenti, che sappia tutelare veramente il diritto dei migranti, che sappia intendere in una concezione universale il diritto fondamentale della persona, i diritti fondamentali della collettività, i diritti anche dei cosiddetti non cittadini. Immagino un'Europa che abbia la capacità dal punto di vista politico di avere una sua politica estera, di reagire alla forza che limita la sovranità dell'Europa, che limita il potere dell'Europa, per esempio contrapporsi alle politiche di provenienza NATO e alcune volte alle politiche di provenienza direttamente del Pentagono, che determinano sempre più una militarizzazione di aree del territorio, sottraendole evidentemente alla collettività e sottraendole ai cittadini. Penso appunto a tutte quelle basi NATO, ad esempio di recente le basi che si stanno pensando di installare a Napoli e Vicenza, che sono evidentemente dei processi di militarizzazione che pongono un limite fortissimo alla libertà di informazione, di circolazione, di partecipazione. Penso dunque ad un'Europa fondata su una partecipazione vera, su una partecipazione che non sia mero confusionismo sociale, ma una partecipazione che sia in grado di esprimere quello che va definito il diritto fondamentale alla partecipazione ai processi decisionali.